Bentornati su Leggendo con Tullus, sono Oliviero e si torna a fare un bocol perché marzo ha avuto ben due fiere letterarie che, come potete vedere, non mi sono trattenuto dagli acquisti e quindi sarà un bocol bello lungo perché parlerò del Book Pride e di Marginalia, facendo anche un excursus sulla fiera Marginalia. E quindi prendetevi da bere, prendetevi da mangiare e non sarò alcolico nonostante il numero di libri, anche se ho questo bellissimo bianco da Innsmouth che potrei accompagnare alla presentazione. Preferisco di no, preferisco rimanere sobrio perché sarà una cosa lunga. E direi che si può iniziare con Book Pride. Al Book Pride ci sono stato per 2 giorni allo stand di Saga Edizioni e ho fatto qualche acquisto, come potete vedere, e vorrei partire con questo: Resurgir di Abe Editore con la sua bellissima copertina. Ecco qua. E niente, non c'è molto da raccontare su Abe Editore, come sapete, fantastica casa editrice con fantastiche grafiche, storie molto di nicchia, molto particolari, un ottimo stile sia nel rappresentare che nel raccogliere tutti quanti i racconti che trovano. Questo ha la tematica dei vampiri. Non l'avete ancora preso? Prendetelo, anche perché questa copertina è fantastica, è un'idea geniale proprio, con i due puntini del morso del vampiro. Bellissimo. Ora passiamo però a una casa editrice che non conoscevo e ho voluto un attimo sperimentare, che ho trovato a Book Pride. E sì, vado piano, poi mi prenderò bene. Vado con calma perché editare questi video è un incubo, soprattutto quando sono molto lunghi, come sarà questo. Quindi adesso, sui generi, ho preso questi due. Uno è questo, racconti gialli, 14 racconti di 14 mani diverse, quindi 14 scrittori e scrittrici che hanno scritto gialli all'interno di questa raccolta, ed è una raccolta proprio basata sull'idea del teniamo un genere, ma facciamo vedere quanto diverso possa essere come viene raccontato in base a chi lo racconta e come vuole raccontarlo. E poi questo. Lady Macbeth, God Save the Queen, è un monologo nell'opera shakespeariana, ma è un monologo di Lady Macbeth in cui in pratica non risparmia nessuno. È un monologo in cui viene narrata tutto quanto la dolore, sofferenza, quanto l'essere umano possa essere crudele, cattivo, e viene tutto quanto inserito dentro questo piccolo monologo che non vedo l'ora di dare un'occhiata e leggermelo per bene. È proprio in stile anche monologo ma teatrale, quindi pezzi, balzi, in certi casi ti dice chi ha detto cosa, non è niente male sembra. E queste due raccolte, cioè questi due libri, sono dei sui generis, una casa editrice che ho scoperto che non è proprio di questa zona del nord Italia. Date un'occhiata alla casa editrice, al loro catalogo e vedete se potete trovare qualcosa. Secondo me qualcosa di sicuro trovate, anche perché è abbastanza varia e vogliono giocare molto sulla scrittura e sulle parole. Sui generis, date un'occhiata. Ora torna qualcosa che non mi aspettavo di riuscire a ritrovare e l'ho trovato a Book Pride. Per la Del Rey, due romanzi stile Lovecraftiano, Azoth Express e Codex Cthulhu. Codex Cthulhu, forse avete visto qualcosa di simile quando ho parlato, perché dovrei averne parlato qui, sì, di Codex Innsmouth, e poi c'era anche il fatto che si girava e c'era un'altra storia, un altro racconto, in questo caso è Codename Kelpie. Kelpie era invece, non mi ricordo come si chiamasse quell'altro che era, però è sempre universo espanso fatto da Umberto Certoli, questo universo in cui in questo caso c'è dentro tutto quanto l'immaginario lovecraftiano. Poi aveva fatto Codex Gilgamesh e un sacco di altri che torneranno disponibili più avanti, ma Del Rey intanto ha voluto fare questo. E niente, quando l'ho visto l'ho voluto prendere. L'avevo già visto che era uscito, soltanto che non mi aspettavo di trovare la Book Pride. Quando li ho trovati, ho visto il libro, l'ho preso subito. Come anche questo. E questo c'era l'autore, mi ha detto che se mi è piaciuto questo, questo potrebbe piacermi parecchio. E infatti mi sono fidato e l'ho preso. E deve essere un investigativo, mi sembra, un stile Orient Express, ma si chiama Azoth Express.
Io apprezzo tantissimo il fatto che abbiano fatto le copertine rigide, perché per delle piccole case editrici non è un costo irrisorio, e invece hanno voluto rischiare. Costi anche abbastanza sensati, diciamo. La particolarità di questa è copertina rigida con illustrazione sulla copertina, non è una fascetta, cioè le coperture come questo, e tutto quanto effetto neon che adoro, perché ricorda molto lo stile per i libri di Gaiman, per esempio. Ora, American Gods, le ultime versioni, oppure anche quelli di, come la Pratchett, no, Douglas Adams, per tutti quelli nuovi di Guida Intergalattica per Autostoppisti, e Dirk Gently. Se mi vedete un attimo titubante tutto è perché sono un pochino stanco, perché Marginalia è stata drenante, ma poi vi racconterò. Stupenda ma drenante. Comunque, Codex Cthulhu, se avete già letto Codex Innsmouth, prendetelo. Anche qui sempre la questione che copertina dentro con illustrazione senza le scritte, e sono due storie. Quella principale che è Codex, e poi c'è un mini racconto collegato al Codex che è il Codename. Bellissimo, stupendo, meraviglioso. Poi vabbè, si sa qual è il davanti e quel dietro perché c'è il codice a barre, però, beh, qui la casa editrice. Però questo lo voglio leggere e vi farò una recensione, perché ho iniziato uno, leggerò questo e poi spero di riuscire a recuperare e leggere anche tutti gli altri che l'autore aveva già scritto e già pubblicato, poi non sono più disponibili, torneranno quando la Del Rey deciderà di ripubblicarli. Spero presto. Ora, qualcosa che non ho preso al Book Pride, ma era in prossimità e volevo parlarvene un attimo. Musolino, di cui ho anche già parlato nel canale, adesso gestisce una collana per Zona 42. La collana si chiama Caronte, la cura Musolino. E il primo libro di questa collana è lui, Il Pescatore. Una storia horror veramente particolare, di cui vi farò uscire il video recensione, ma ve lo raccomando caldamente, è un'opera stupenda e dimostra che Musolino non solo scrive un ottimo horror, sa anche leggere e scegliere degli ottimi horror, e questo ne è un esempio. Questo è l'horror che volevamo, l'horror che non vuole esagerare, ma sa esattamente quando deve dire, raccontare certi eventi, certi modi, certe descrizioni, e quando invece deve prendersi tempo e rallentare e fare un attimo di espansione di tutto quanto il mondo che vuole essere raccontato e le vicende. Vi faccio una recensione un po' più approfondita, ma questo vi consiglio caldamente di recuperarlo. È stupendo, questo libro è meraviglioso. Poi io ho anche un piccolo aneddoto riguardo a questo libro, ma ve lo racconterò nel video su Il Pescatore, che sarà il prossimo. Intanto procuratevi questo e leggetelo, è stupendo, veramente. Ora andiamo su una vecchia amica come casa editrice o agenzia. Al Book Pride c'era l'agenzia Alcatraz, che per la fine del mese sarebbe uscito un nuovo libro, ma intanto io mi sono procurato un paio di altri che lo avevano già e ho voluto prenderli perché voglio fare tutta la collezione Alcatraz. Per esempio, per l'ambito fantascienza russa ho preso Su Marte, che era in copertina rigida prima, ma adesso c'erano queste qui in copertina flessibile. Ho detto, sai che c'è, lo prendo. E niente, comunisti che vanno su Marte, l'abbiamo già fatto noi con i fasci, ma ora abbiamo i comunisti che vanno sul pianeta rosso. E ci sta tantissimo, perché comunque c'è i rossi che vanno sul pianeta rosso. È quasi poetico. Non so nulla della trama, perché tanto ormai con Alcatraz prendo a occhi chiusi, perché tanto so qual è la qualità, so cosa portano, so che hanno una grande passione all'interno, quindi io a quel punto prendo, ciao, vado. Come ho preso questo, come ho preso Pietà per le ombre, il penultimo, no, l'ultimo uscito per la collana Bizarre, è molto piccolino, di Thomas Owen, piccolino, quanto sono? Saranno 199 pagine, quasi 200 pagine, con questa copertina bellissima che va sempre a cooperare gli originali di Marabù. E vabbè, che vi dico, un comparto grafico che è una meraviglia per le copertine, e un interno che
cioè urla Alcatraz, sanno esattamente come confezionare qualsiasi libro in maniera tale che sia riconoscibile per la loro casa editrice e portano sempre i buoni vecchi autori morti, belga o francesi o comunque gente che ha fatto la storia ma nessuno lo sa, ma loro lo sanno e decidono di portarli di nuovo sul mercato. Grazie agenzia Alcatraz, ma quando vogliono invece fare gli sperimentali decidono di portare altro tipo croste. Questo qui è un altro di quei libri belli peso, belli pesanti, su sempre l'idea del voglio fare lo sperimentale con questa collana, voglio provare qualcosa di nuovo, voglio provare una comunicazione diversa, o comunque una comunicazione che decide di colpirti direttamente allo stomaco senza chiederti permesso, scusa, grazie. Questi sono i libri in cui fanno testi moderni, italiani, e decidono di andare giù con uno schiacciasassi sulle vostre emozioni, sulla vostra mente, perché si può fare qualcosa di diverso. Labirinti è la collana per chi vuole provare qualcosa di diverso, nuovo e soprattutto sperimentale. Ve la consiglio, ve l'avevo già consigliata e ve la riconsiglio di nuovo. Quindi ricordatevi di andare ad Alcatraz quando li beccate in fiera o sul loro sito e recuperare qualcosa di Labirinti, qualcosa della collana Bizarre e qualcosa della collana della fantascienza russa. Non mi ricordo se ha un nome la fantascienza russa, vediamo subito, dovrebbe essere Solaris, su Solaris, collana Solaris. Poi hanno anche l'altra collana, ma ve ne parlo un attimino più avanti. Intanto questi sono i libri per Alcatraz, comprate Alcatraz, leggete Alcatraz e se non avete mai letto Lucifero Bambina, cosa che purtroppo mi trovo anche io in questa situazione, ma se non l'avete mai letto e non l'avete mai comprato, quando andate in fiera e c'è Alcatraz, andate a chiedere ma com'è Lucifero la bambina e preparatevi a tirare fuori il portafogli. Ora, un'altra casa editrice di cui avevo già accennato nel book haul, non ho ancora fatto nessuna recensione purtroppo, ma ho preso due libri, uno che ne parlavano tanto, un altro invece che non sapevo fosse uscito, ma non vedo l'ora di vedere tutta la serie, perché stiamo parlando della Black Dogs e vi ho fatto tutto quanto lineare, senza taglio a sto giro, così per confondervi. Il primo comunque è Il Signore della Paura, e sono dei racconti, dovrebbero essere... controllo già ora perché non mi va di fare il taglio, quindi no, è un'unica storia. Sì, è un'unica storia e continuo a vederlo. La copertina, vabbè, che ve lo dico a fare, guardate che roba. Se avete qualche tipo di fobia, mi spiace, ma è una copertina veramente d'impatto che mi piace tantissimo e lo leggerò proprio perché voglio capire dove va a parare, cosa racconta. E sì, ultimamente sto facendo acquisti sulla fiducia quando mi vado in fiera. Perché? Perché nel momento in cui incominci a vedere come lavorano le case editrici, come sono appassionate di ciò che stanno pubblicando e comunque si ha anche un buon riscontro da parte del pubblico, e che fai? Non ti vai a fidare? E mi sono voluto fidare. Sono soldi che spendo, tanto poi nel caso posso parlare con le case editrici, le fiere in cui faccio i miei accenni, faccio recensioni, però devo dire che questo libro mi ha incuriosito. Come anche questo, Cani Neri. Cani Neri è diciamo un prontuario, una raccolta di informazioni sulla figura del cane, il cane nero, comunque il cane nel folklore, nella mitologia, in tutte quante le sue forme, qualsiasi sia l'origine mitologica, comunque la religione, il folklore di base che tratta un cane, hanno fatto questa raccolta. Ed è il volume 1, perché a quanto pare in quello dopo ci saranno altre creature, altri mostri. E ammetto che questo tipo di testi hanno un valore aggiunto, che è anche lo prendo per curiosità, lo leggo. E incomincio poi a vedere che ci sono magari determinati tipi di accenni a determinate mitologie o folklore che possono incuriosire e far finire in un rabbit hole su un sacco di mitologia, che non è male come tipo di ricerca, perché è un tipo di conoscenza che un po' va persa, no? Nel tempo, comunque ci si concentra più, vabbè, tanto non hanno attinenza, ma non ci credo, non è il punto di crederci, è una parte dell'ambito storico delle società e delle culture che ogni tanto viene un po' abbandonato. C'è gente che si appassiona e studia, legge, c'è anche chi poi accetta determinati tipi di credenze e fedi, però manca quella spinta a voler conoscere, a volersi incuriosire sotto certi aspetti. E
Credo che sarebbe interessante fosse una parte aggiunta, magari nel contesto tipo scolastico, in cui, non dico religione, ma in senso generico, si fanno accenni un pochino più pesanti a quanto può essere vasta una mitologia, un folklore, comunque le credenze di una società, una cultura, proprio per far vedere come si è strutturata, che non è soltanto gli obiettivi tecnici, tecnologici o quanto si è espanso il territorio, ma anche proprio tutto quanto l'ambito culturale che si portava dietro, perché ogni cultura ha un ambito culturale interessante nel tempo e aiuta anche molto a espandere la propria mente e a farsi un'idea un pochino più ampia della psicologia umana. Ma comunque questi sono i due testi e mi aspettavo sarebbe durato un pochino di più il Book Pride, ma a quanto pare è stato bello veloce, sono contento. Forse il video non sarà così lungo come temevo, o forse sì, perché adesso arriviamo a Marginalia e per Marginalia vi racconto un paio di cose prima. Spesso parlo di quanto è bello andare alle fiere letterarie, soprattutto perché se si va con un'ottica del voglio andare là per incontrare autori o case editrici piccole o anche scoprirne di nuove, cercare di farsi trascinare dalla corrente, voler conoscere qualcosa di più, voler magari anche scoprire dei nuovi tipi di panorama, le fiere letterarie sono stupende, soprattutto quelle della piccola editoria, perché dietro c'è un sacco di gente che non fa i conti pensando ah ok, cosa mi può far diventare tipo la Mondadori. No, c'è gente che sì, vabbè, fa i soldi, non è che fa schifo, siamo in una società in cui se non fai i soldi non puoi campare, però siamo anche in una situazione in cui nella piccola editoria, nella media editoria, si trova quel tipo di oro che è la passione, quella voglia di comunicare, quella voglia di appartenere a una comunità, soprattutto quando si tratta del genere fantastico, un genere che molti dicono bistrattato. Dal mio punto di vista, la domanda diventa anche il bistrattato da chi? Perché c'è gente che ha determinati tipi di gusti e passioni, quindi altri generi magari non gli interessano, ma c'è anche chi denigra questo tipo di generi perché non sono abbastanza seri, non sono culturalmente rilevanti, non vengono insegnati a scuola. Ma sinceramente, se qualcosa ti piace, se vuoi scoprire qualcosa, se vuoi esplorare, la fantasia umana, la mente umana, bisogna un po' spaziare. E in questo caso la letteratura di genere, quello di genere fantastico, che va da fantascienza, horror, fantasy, weird, un sacco di altri, ha tanto da offrire, ha tanto da insegnare. E nella piccola editoria si può trovare questo: gente che ha letto per anni questi libri, i nerd della vecchia scuola e i nerd della nuova, che vogliono far conoscere questa loro passione, questo loro amore verso questo tipo di scrittura e letteratura, e fiere letterarie della piccola editoria sono fantastiche. Poi, se si è appassionati di questo genere, o capita di essere dentro una casa editrice di questo genere, si vede quanta passione, quanto amore c'è nelle case editrici che vogliono venderti un libro, ma non perché vogliono semplicemente arrivare a fare il sold out. Te lo vogliono vendere spiegandotelo, facendoti capire quanto è di valore il testo, non quanto è bella la loro edizione, quanto è bello il loro libro, ma quanto quel libro ha tanto da raccontare a tanto da poter far vedere sul mondo, sull'essere umano. E poi c'è anche la componente del se ti sono piaciuti questi autori di questo genere, allora prova questi che anche loro hanno fatto un po' il loro lavoro, la loro storia, e alcuni vengono anche dalla prima metà del Novecento, quindi trovarli è difficile, in certi casi non sono mai usciti in Italia, in altri casi sono usciti in un'edizione che non è più ristampata o non c'è più la casa editrice, o le case editrici grandi non hanno interesse nel ripubblicarli perché non ci sarebbe il mercato. Quindi ci sono tanti eroi della piccola editoria che fanno, come anche un sacco di autori e autrici che trovano il loro spazio in questo tipo di editoria, perché le big vanno a cercare determinati tipi di criteri che sono dai copia e incolla dei libri che hanno venduto tanto da parte di grandi scrittori americani, oppure i nomi che risuonano perché tanta gente li segue e quindi sono vendite assicurate. Altri invece hanno un'ottima penna, un ottimo modo di raccontare e qualcosa da raccontare. Magari si discostano, magari seguono un filone che c'è, recente o è vecchio, ma riescono a mettere
qualcosa in più, usare la loro voce per comunicare qualcosa con qualcosa che già esiste, senza per forza dover diventare un copia e incolla o il ripetere le stesse scene in continuazione perché il pubblico è anestetizzato e vuole sempre la stessa roba. No, in questo caso sono persone che fanno un grande lavoro e trovano finalmente una nicchia, un luogo, un posto che possono chiamare casa dove potersi far sentire la loro voce. Poi sono di una tenerezza certi autori e autrici perché hanno quel livello di umiltà che quando ci si parla o cercano, non stanno nemmeno a venderti il loro libro oppure non sanno come gestire anche soltanto gli apprezzamenti o i ringraziamenti perché non si aspettavano di poter segnare così tanto, volevano segnare così tanto, volevano raccontare la loro storia, ma allo stesso tempo non potevano aspettarsi che fosse così efficace, che comunicasse così tanto. Ed è anche quello bello da vedere, com'è bello vedere i lettori di questi generi, il genere horror, weird fantasy, fantascienza, dallo splatter al dark fantasy, un sacco di gente che può trovare una fiera solo per loro, non che devono passare fra letteratura generale oppure romance o un sacco di altri generi che ognuno di loro ha qualcosa da raccontare, ma non fa per loro. E hanno bisogno quindi di fare un sacco di scrematura fra case editrici, libri, e poi in certi casi anche semplicemente il non sapere come girarsi, dove cercare, cosa cercare e dover sperimentare con batoste, felicità, gioie, libri che avevano una grande promessa al loro interno e poi magari venire delusi, la grande editoria che spinge verso determinati tipi di lidi che però non, quando li provi non sono tuoi, allora cerchi in questo naufragio continuo nella ricerca di qualcosa che possa soddisfarti, piacerti e segnarti. Tutto questo perché? Perché queste componenti sono importanti nell'editoria, soprattutto piccola. Serve che ci siano editori che amano quello che fanno e abbiano una gran passione, oltre ovviamente conoscere il contesto. Scrittori e scrittrici che possano essere liberi di scrivere quello che vogliono, ovviamente con l'editing, ovviamente con tutte quante le cure del caso, ma che non debbano per forza sottomettersi a un mercato che va a dire no, questa roba no, perché secondo i grafici non vende abbastanza e quindi poter essere liberi e un sacco di lettori che hanno bisogno di trovare un posto dove possono stare, dove possono sentirsi a casa e dove possono trovare un sacco di persone come loro, con le stesse passioni, con cui possono parlare per un sacco. E queste sono proprio fiere rare, sono poche. E sono fiere che devono concentrarsi su questo e bisogna fare un enorme, enorme lavoro per fare in modo che riescano a essere viste e visitate da tutti quelli che vogliono, anche curiosi, anche quelli che magari conoscono un autore per un determinato testo e dicono: ma andiamo a vedere anche gli altri della stessa casa editrice, oppure conoscono determinati tipi di generi e dicono: proviamo questo. È un tentare, è un provare, magari anche uscire un po' dal comfort zone del prendo solo quello che c'è in libreria perché se l'hanno pubblicato in libreria vuol dire che merita. Non è vero, non è questo il sistema. In libreria non va ciò che merita, va ciò che viene spinto. Ma queste fiere letterarie aiutano. E questa fiera è stata stupenda, meravigliosa, perché era un pulsare d'amore, passione e gente che trovava sia una casa che gli amici, che un amore difficile da poter seguire. E Marginalia, fiera, è questo. È stato questo. È stato un ritrovo. È stato quel momento in cui la gente era naufragata e non sapeva quale fosse la terraferma utile per loro per sopravvivere e finalmente riescono a vedere lontananza delle luci, altri falò che si sono accesi dove gente ha potuto radunarsi e scambiarsi opinioni, idee, passioni e anche battute, divertimento. Marginale Fiera è stata quella che può essere definita la creazione di una casa primaverile. Certo, c'è strani mondi ottobre, è sempre a Milano, stesso posto, e anche lì ci si può sentire a casa. Però qui era una cosa come,
Sarà stato perché è nuovo, sarà stato perché era un pochino in parte più qualcosa di intimo, voglia di fare di più, voler qualcosa di più. Non sto togliendo nulla alle altre fiere, però questa è stata stupenda, meravigliosa. Ho potuto incontrare un sacco di persone che volevo vedere e altre che conoscevo, le ho riviste. È stata una fiera con un'atmosfera particolare, un'atmosfera veramente bella, un'atmosfera che camminandoci dentro si percepiva come l'essere a casa. È difficile da descrivere, bisognava andarci per vederlo, ma era una fiera veramente stupenda. Ho anche avuto la fortuna di essere in parte dentro l'organizzazione, quindi ho potuto vederla crescere, nascere, creare burnout, stress, difficoltà, decisioni prese all'ultimo minuto, il dover organizzare, essere lì venerdì sera per montare i separé, dover cercare di capire come far stare tutto, dover sistemare tutto, arrivare molto presto la mattina per sistemare i tavoli, per sistemare qualunque cosa, assicurarsi che funzionasse tutto, il microfono che forse era un po' basso, bisognava alzarlo. Oh, aspetta, questo tavolo lo spostiamo qui, ci siamo, stavano sedie, cosa c'è? Ah, succede questa cosa, vai là. È stata una fiera stupenda, una stupenda, anche perché ero in parte nell'organizzazione. Ho avuto anche la possibilità di presentare il premio Chiave d'Argento, eh. E aver sentito i giudici dare il loro parere, possiamo iniziare a vedere la categoria senza chi era in concorso. A, B, Lumbra con Sussurri dal Darkwell, Dark Verra, è la sua dimostrazione che odia i dislessici. Carlo Malasciulo con Provincia Weird, Autori Vari con Antologia Horrormoth, Daniele Corradi con Contro, Simone Cicali con Stranamente. Ora mi serve che fate un bel se qualcuno che fa riprese fa tipo Oscar con la faccia di chi concorre, grazie, poi facciamo un montaggio. Il vincitore per la categoria Self, per la chiave d'argento di Marginalia 2024 è... E anche lì mi sono divertito, una volta dato il microfono in mano, e chi mi fermava più? Avevo ovviamente delle cose da dover fare in un certo ordine, ma libertà totale, e anche lì mi sono divertito. Ho presentato il libro Red Leak di Samuele Fabrizi per Saga Edizioni, e anche lì mi sono divertito. È stata una fiera stupenda, una fiera che vi raccomando, l'anno prossimo andate a Marginalia, è bello e potete trovare un sacco di editori, libri, case editrici, autori, autrici, presentazioni, panel che sono veramente belli perché sono un approfondimento di diversi tipi di dinamiche, meccaniche, storia, anche soltanto del weird. Potete trovare un sacco di cose, un sacco di gente che lo fa anche per passione. C'erano community, un circolo letterario, cioè non erano solo il ti vendo il libro, era il voglio condividere un amore, una passione, come ho già detto. È stato veramente bello. Ho potuto incontrare anche persone che è difficile incontrare per me, per esempio quello che io e lui a quanto pare siamo sosia e ci scambiano, Mick Paolino, l'ho potuto incontrare. Sì, siamo abbastanza simili, non così tanto, non così tanto. La gente magari si stupiva e diceva fa strano, ma no. Ho potuto incontrare un sacco di persone che già conoscevo, ho potuto incontrare gente nuova, mi ha fatto un effetto stranissimo e mi ha scaldato il cuore quando ci sono state persone che si avvicinavano a me e dicevano che vedevano i miei video, questi video. Dicevano che mi conoscevano tramite il canale e mi facevano i complimenti, è stato stupendo. Ci sono state tante emozioni in questi 2 giorni di Marginalia e sono difficili da descrivere perché in un certo senso sono come emozioni che vengono da dentro, emozioni che non mi aspettavo di provare, altre che invece sapevo le avrei potute provare e sono successe, e un paio anche che non mi aspettavo sarebbe dovuto succedere, ma sono successe cose. Chi è passato magari mi ha visto all'improvviso quando ho visto Nadia, Naz su Instagram è comparsa, non doveva arrivare, è arrivata, l'ho abbracciata fortissimo perché era una sorpresa stupenda. Il mio continuo prendere in giro Lucio Besana, e avevo anche una maglietta per l'occasione, se andate sul profilo della Upnos o della biblioteca dell'Hogwarts vedete la maglietta. No, purtroppo non la vendiamo, me l'hanno regalata, ma è stato un regalo stupendo. È come se all'improvviso la vita fosse
tornata su un asse che doveva essere. Non è una cosa del ah, questo è il destino, no. È, come si può dire? È come se ogni giorno ti alzi, fai la tua vita e vai avanti. E la tua vita può anche piacerti, non piacerti, non è quel punto. Tu vai avanti con la tua vita. A un certo punto succede questo evento che è come se tutti i giorni prima sono la tua vita, ma eri in attesa di quel momento in cui tu ti rendi conto del questa è la mia vita, questo è quello che voglio, questo è un momento in cui sono felice, mi sento bene. Ed è stato questo Marginalia. Marginalia è stato tantissime cose per un sacco di persone. C'è chi ha trovato un posto, un porto sicuro, c'è chi ha trovato esattamente quello che voleva, c'è chi ha trovato un sacco di persone che conosceva ed è stato come un ritrovo piacevole. C'è chi invece non si è trovato magari del tutto bene, oppure ha tenuto dentro di sé qualche tipo di retropensiero che poteva gli dava fastidio per la fiera o per gente che c'era. È stato quello che si può definire l'esempio perfetto di una comunità, di un ambiente sociale, ok? Un enorme numero di persone che arrivava lì, ognuno con i propri vissuti, e viveva il vissuto in maniera diversa, con un'unica cosa in comune. Era un enorme gruppo unico, con un unico tipo di goal, interesse, obiettivo, passione. Una vera community, una community vibrante, viva, e che in tutti quei due giorni c'è sempre stato come l'atmosfera che ti fa pensare il questa non è editoria di nicchia, questa non è una scrittura di serie B, questo è il centro di tutto. Questo è la dimostrazione che questo genere non è per pochi, non è morto, non è una cosa da poco. Era un enorme melting pot di menti, tutte quante incentrate sul fatto che questo tipo di scritti, questo tipo di comunicazione parla chiunque, insegna chiunque e può dare tanto. Ed è stato stupendo. Ci ho messo un po' a riprendermi, nel senso che ero comunque distrutto, stanco. Il video non l'ho fatto subito dopo, questo video non è stato fatto subito dopo la fiera, sono passati cos'è 3 giorni e finalmente ho potuto dormire e mi sono un attimo ripreso. Ma ancora penso a quei 2 giorni, ancora penso alle emozioni, e sotto certi aspetti non volevo finisse, sotto altri sì perché avevo bisogno di dormire, ma sotto certi aspetti non volevo finisse. È stato bello anche vedere come i self hanno potuto trovare una casa. Self che fanno letteratura gotica, dark, weird, horror, poter avere un loro stand, poter parlare col pubblico e comunque dimostrare che anche loro ci sono, anche loro hanno qualità. Case editrici che si salutavano, nuove, vecchie, un sacco di... c'erano anche case editrici nuove che sono arrivate, che non le avevo mai viste in nessun tipo di fiera del genere, e ora c'erano. È stato bellissimo, è stata veramente un'esperienza stupenda, e un sacco di risate, un sacco di divertimento, un po' d'alcol, ed è stato veramente bello. Poi vabbè, adesso, parlando della parte tecnica, sta maglietta, quanto è bella! E pensate, potevate acquistarla andando alla fiera se non avete fatto già il crowdfunding, e l'anno prossimo ce ne sarà un'altra, con un'altra illustrazione. Quindi è un continuo divenire, potranno cambiare cose nella fiera, potranno rimanere molte uguali, però sarà un evento che non vedo l'ora che si ripeta. Anche se poi sarò di nuovo probabilmente nell'ambito organizzativo, quindi di nuovo stress, burnout, decisione dell'ultimo minuto, andare lì a fare la preparazione, alzarsi la mattina, cioè tutto quanto si rifà. Però voglio che risucceda, voglio di nuovo avere quelle emozioni. E è stato bello, veramente bello. Veramente andateci se potete. So che per molti potrebbe essere problematico, è a Milano, c'è chi viene dal sud Italia, c'è chi è al centro, c'è chi viene dalla zona Venezia e simili, cioè comunque non è proprio per tutti raggiungibile, però è una fiera che merita tantissimo, è una fiera che dovete provare.
c'è stato anche un livello del tutti uguali, tutti allo stesso livello, tutti con la stessa possibilità. E è stato veramente stupendo. Poi, se andate su Instagram o Facebook e cercate Marginalia come hashtag e guardate quanta passione, quanto amore c'è stato dietro e quanto ha segnato chi c'è stato. Mi mancherà un po', non vedo l'ora che arrivi l'anno prossimo. Da una parte l'organizzazione no, ma non vedo l'ora che arrivi l'anno prossimo. È stato stupendo. Ma facciamo un book haul, non siamo qui per fare i sentimentali. Partiamo magari con Dagon Press. La croce di Carla è un attimo che mi devo leggere il termine, un splatterpunk avant-garde e un weird brutale, realistico e surreale, che parla della prima guerra mondiale. Prima guerra mondiale nelle trincee, bello tostino, mi è stato consigliato da Andrea Gibertoni e quando, cioè, io passavo davanti alla compressa, stavo dando un'occhiata, è arrivato e ha detto prendi questo, è fantastico, l'ho preso, cioè, mi fido e allora l'ho preso. Copertina rigida, illustrazioni interne, parla della prima guerra mondiale che viene trattata poco. Cioè, magari fanno i romanzi storici tutto, però la prima guerra mondiale è un po'... è stata la prima grande guerra mondiale, la grande guerra. Poi arriva la seconda ed è molto più facile farci un franchise, a quanto pare. Quindi la prima guerra un po' lì, per quanto sia stato tremendo, mortale, un sacco di morti, un sacco. Però non fa lo stesso effetto, a quanto pare. Però la croce di Carla, da compresso. Vediamo un po' come sarà. Poi ci abbiamo anche Zona 42, Pescatore, ce l'avevo già, e sto dando che Mick Paolino, di cui vi ho parlato prima, mi aveva citato, cioè più che citato, mi aveva fatto una recensione, ha fatto una recensione che mi ha incuriosito, su Alien Virus Love Disaster, non l'ha fatta a me, l'ha fatta un po' a tutti, è su Instagram, andate a seguirlo, ed è una raccolta di racconti fantascientifici, e mi ha... Allora, facciamo un pregresso. Zona 42 fa i nodi, quelli di cui ho già parlato, e fa anche un paio di altre collane. Quelli di fantascienza, questi sono i libri dell'iguana, e io non avevo nessun libro dell'iguana e mi sono detto guarda, mi ha parlato di questo prima di Marginalia, io e lui in poi stiamo anche facendo, cioè non è che ci accordiamo, però dopo tutta una questione che andate a recuperarlo sul profilo di Instagram se non l'avete, non sapete, faccio un sunto, dopo tutta una questione con il salone, gli accrediti e il cosa si sta cercando di portare comunque come valore aggiunto, come tipo di contenuto che non è basato solo sui numeri ma è proprio basato sul ha senso fare tutto sto lavoro se poi alla fine sono i numeri a avere valore. Ma lasciamo stare, andate nel caso a recuperare. Io ho iniziato con l'hashtag accetto il rischio, che accetto il rischio di parlare di piccola editoria, non della grande. Accetto il fatto che io non sto facendo tutto questo per dei numeri, sto facendo tutto questo per poter diffondere qualcosa. E lui ha fatto invece una safe zone, quindi è una safe zone, però con la Z anche la S, per fare lo stesso tipo, perché comunque venuto fuori questa cosa, ne abbiamo parlato in tanti ognuno ha detto la propria e sono venute fuori anche questo tipo di iniziative che sono proprio il io voglio poter parlare della piccola editoria, essere riconosciuto come qualcuno che sta cercando di portare un contenuto a discapito dei miei numeri, cioè comprendo che in certe mie meccaniche il numero è importante ma dall'altra è sì, però la piccola editoria ha bisogno del suo spazio e purtroppo siamo in un mondo in cui gli algoritmi fanno, che poi l'algoritmo, il bello è che non è che l'algoritmo è basato solo su il questo è dietro una grande azienda e allora lo spingo, no, è quanta gente ne parla che fa dire all'algoritmo ok, questo contenuto tanti sono interessati, lo spingo di più. Risultato: nel momento in cui la gente non va a fare ricerche, non si interessa, non va a scoprire cose nuove, ma va nella zona sicura del vado nella grande editoria perché tanto vado in libreria, trovo, nessuno te ne parla, nessuno ti presenta, ma parlo solo di quelli e un sacco di altre questioni che non mi va di fare adesso dissing, perché questo è un book haul in cui ho appena esternato il mio amore per Marginalia, evitiamo di fare un po' di farlo diventare un book haul in cui tiro fuori rabbia, però poi parlo del libro. Però il punto è far conoscere la piccola editoria non è una cosa che si può dire che paga, ma noi vogliamo farlo, anche perché ha un sacco di roba interessante, per esempio questo, Alien Virus Love Disaster,
che è una raccolta di racconti fantascientifici che a quanto pare può risuonare parecchio nelle persone. Leggerlo può comunicare tanto, può dare tanto, e io ho voluto prenderlo perché mi sono fidato, ed è questo il punto: scoprire gente che parla di piccola editoria per scoprire un sacco di novità, gioielli, cose interessanti. Poi tanto chiariamo, non è che adesso basta che mi dici: ah, questo libro pubblicato da casa editrice tal dei tali che conosciamo in tre, e allora lo compro. Però c'è anche la questione del come me ne parli, chi me ne parla, e in questi casi ci sono anche gli editori, nel caso, che ve ne possono parlare. Ma tornando a questo, ho preso questo libro. Una cosa che mi fa ridere è che chi l'ha scritto è Abe May Otis, e niente, a me viene in continuazione in mente Meiosi, Abe Meiosi, e rido un po' dentro, perché alien virus meiosi, gli alien i virus non fanno la meiosi, però le cellule sì. È l'animo mio biologico, che ha studiato biologia, che ride. Ognuno ha il proprio senso dell'umorismo, il mio ogni tanto è un po' troppo strano. Poi, per sempre Alcatraz, quando vi ho detto sarebbero usciti poi per Marginalia con un nuovo libro, Charlotte Sometimes, per la collana, l'altra Bizarroff, quella che invece si è un po' aperta a italiani e gente che non fosse per forza nell'ambito Belgio-Francia, ma anche America, Inghilterra e un sacco di altri. Charlotte Sometimes, non so nulla del libro, e probabilmente Max di Alcatraz mi ammazza per questo. So un paio di aneddoti che vi racconterò più avanti. L'ho preso per la stessa storia di prima, cioè mi fido di Alcatraz, mi fido. È uscito il nuovo libro dopo Said Mador, è uscito questo per il Belisarov, e che fai? Non lo prendi, e lo prendi. Come adesso mi devo fare poi tutta la lista di quelli che ho della collana Bizarre, così quando vado alla fiera ho la lista di quelli che ho e so quali altri prendere, perché incomincia a essere un po' confusionario cercare di ricordarsi questo ce l'ho, questo no. È brutto, devo farlo per un sacco di case editrici, perché se no rischio di prendermi doppioni, anche perché io magari prendo un libro, ho preso un libro 2 anni fa, non sono ancora riuscito a leggerlo, arrivo alla fiera, vedo il libro, dico: ah, questo sembra carino, e lo prendo e ce l'ho doppio. Perché? Perché purtroppo la mia mente ha un livello di immagazzinamento della memoria non così ampio, quindi è un po' stringato, quindi rischio di avere doppioni solo perché non mi ricordavo di averlo già preso 2 anni fa, ma è da qualche parte nella libreria che non è in vista e quindi non me lo posso ricordare. Comunque, Charlotte Sometimes, vediamo insieme di cosa parla. Quando sei la nuova alunna in una nuova scuola, lontana dalla famiglia e dagli amici, è normale sentirsi un po' fuori posto. Ma quando Charlotte Makepeace si sveglia nel suo letto dopo la prima notte passata in collegio, è letteralmente frastornata. Le persone che è intorno non sono più le stesse, e tutte pensano che lei sia una ragazza di nome Claire Moby. Ma non è la cosa più incredibile, perché pare proprio che Charlotte abbia fatto un balzo indietro nel tempo di ben 40 anni, finendo sempre nel medesimo collegio, ma nel 1918. Nelle settimane successive Charlotte si sveglia a giorni alterni nella propria epoca e in quella di Claire, e oltre a doversi adattare a una nuova realtà nel presente, si trova ben presto a dover gestire pure l'assurda e straniante situazione dell'essere una persona che non è lei in un'epoca che non è la sua e di cui non sa assolutamente nulla. Gli insegnanti pensano che sia lenta di comprendonio, la sua compagna che sia una tipa bizzarra, e mano a mano che Charlotte si ritrova a passare sempre più tempo nel 1918, inizia ad avere dubbi su chi sia la sua vera se stessa. E che cavolo, sì, è bello! Ho fatto bene! Io avevo detto che Alcatraz sa quello che fa e bisogna fidarsi. Un po' Bizarroff 2, perché? Perché è il secondo della nuova collana. E secondo me non faranno nuove collane, ma probabilmente inizio a spingere perché ne faccio una romance. È un'impresa impossibile, ma se va, ma se funziona, quanto ci divertiamo. No, comunque, Alcatraz Edizioni per me è sempre una garanzia, quindi vi consiglio di andare a esplorare, ma come anche Zona, come Dagon Press, come anche la biblioteca di Lovecraft. La biblioteca di Lovecraft, che sono l'esempio di gente che si diverte nella pubblicazione, perché non solo cercano determinati tipi di opere, ma ragionano anche su come confezionarle, che tipo di copertina va bene, e me ne avevo già parlato, però è bellissimo. Poi tipo questo Occulta, che ha la traduzione di Lucio Besana e Francesca Gatti, è una raccolta non per forza di racconti, se mi ricordo bene, ma anche proprio di trattati, saggistica sull'occulto, e
che vi devo dire, è stupendo. Questo io non so nulla, perché l'ho preso invece perché Federica, Lady Werewolf, mi ha detto, ah, quello lì vado a prenderlo perché parla di licantropi. Ho detto, in effetti non leggo molto di licantropi, ma poi ho visto questo e ho detto, eh beh sì, dai, Gerald Biss, La porta dell'irreale. Non lo so, è particolare perché appena l'ho visto proprio l'occhio mi ha detto, ehi, prendilo. Cioè, sarà istinto? Sarà un problema di dipendenza da acquisto di libri? Chi lo sa, ai posteri l'ardo a sentenza. Intanto ho preso questo. E loro, ripeto, sono quelli che si divertono un casino a fare i libri, edizioni particolari, raccolte particolari. Vi devo parlare poi di un altro libro loro. Ma è bello. È veramente bello, particolare, come fanno, questo libro non lo so ancora se è bello, ma sospetto di sì. Ah sì, e ovviamente, io spero che adesso ne ho una, spero che non sia troppo spoiler o né nulla, illustrazioni interne anche loro, sempre con questo stile che io adoro da vecchia rivista. E, niente, non posso dirvi altro se non che sono estremamente innamorato. Poi io adesso sto vedendo anche quanto tempo sto facendo, pensando a quanto poi devo editare nel caso. Un po' mi viene male, sto qui, sto malino, però posso farlo. Quindi forse accelero, forse no, vediamo. Però il punto è da un po' che non facevo un book haul, non mi ricordo bene come si fa. Soprattutto ormai sto prendendo così tanti libri perché mi dicono guarda che questo è bello o mi fido, per cui a un certo punto scopro anche le storie. Però mi sono reso conto che non sapere prima qual è la storia crea un bel sistema mentale. Cioè io magari vado a leggermi la trama, dici ok, ma nel momento in cui mi dicono magari questo autore o autrice ha questo passato, ha fatto queste cose così, e poi mi metto sul libro, mi cambia molto la percezione, perché il ok, vediamo questo libro di una persona che ha fatto questo, com'è alla fine. In certi casi va anche molto a farti capire quanto i lettori hanno voluto percepire certe cose, in altri casi è come invece la maestria nella penna e nella scrittura permettano di fare tanto. In altri casi lo leggo, lo adoro e do, e senza sapere qual è la trama, e va che è una meraviglia. Però nel senso non leggo nemmeno il riassunto dietro né nulla, non mi faccio dire nulla, mi ci affaccio e basta. Lucifero la bambina, io miracolosamente avendo sempre accanto Alcatraz, non so tutta la trama, non so perché deve essere così bello, ho visto degli accenni ma sono quasi del tutto intonso. Io questo libro me lo posso godere pienamente, chiunque può, però è proprio è un libro che io non so cosa sto andando a affrontare, quindi luci e ombre che avrà saranno principalmente miei, per come lo percepisco, non per come penso che devo percepirlo o cosa devo andare a cercare. In parte mi mancava sta cosa, in parte sono riuscito ad averla, in altra parte certi libri sono troppo grandi, non ho mai il tempo. Sì, perché è bello, perché io quando faccio il book haul dentro la mia testa c'è sempre la consapevolezza del quanti libri, il video sarà enorme, ci vorrà tantissimo montarli. Quando è che leggo? Quando è che ho il tempo? Perché poi comunque montare i video richiede tempo, registrarli anche. In più tutto questo c'è il lavoro, la vita, le esigenze, il pulire casa, il dover far cose, per cui ho rallentato molto la lettura. Quindi purtroppo io speravo che quest'anno fosse un anno in cui io proprio a botta continuavo a fare i video, ma già ho saltato un paio di settimane, mi sembra. Sarà difficile, cerco di stare al passo, però purtroppo la vita, quando nel momento in cui sei completamente adulto e impegnata, diventa difficile poter seguire una passione come la lettura, perché poi io arrivo alla sera e dormo. Ma torniamo al book haul, non siamo qui per parlare di me, siamo per parlare di me che compro libri e vado in bancarotta di nuovo. Luigi Musolino era alla fiera, perché? Perché è uscito Il Pescatore e comunque lui ne parla, lo vende, conosce gli autori, conosce un sacco di gente, si fa vedere. Quello che io non mi aspettavo, perché poi vabbè, a Strani Mondi dovevo già prenderli, solo che poi fra il casino non ce l'ho fatta, mi sono dimenticato di passare lì, però e la fiera era finita purtroppo, e dopo alla sera io dovevo passare da Reel, l'edizione che è Riflessi di Luce Lunare, dovevo prendere quei due libri, non l'ho fatto. Miracolo volle che a Marginalia la Opnos avesse quei libri lì, anche se non sono i loro, che è Oscure Regioni di Musolino, volume 1 e 2, che sono i racconti del folk horror che ha scritto prima di Un Buio Diverso, forse in concomitanza con Pupille, ma è tutta quanta
La raccolta di racconti del passato, un paio di questi sono anche finiti nella versione in inglese di Un buio diverso, mi sembra, e finalmente ce l'ho, posso finire tutta la collezione Musolino, perché mi sembra che forse ho quasi tutto, forse me ne mancano un paio di strane visioni. Probabilmente quando lo incontro la prossima volta gli faccio l'elenco di cos'ho e gli dico cosa mi manca e cerco di procurarmelo. Ma ecco i due libricini di Oscure Regioni, Musolino. Devo dire che tengono un certo livello di coerenza, le copertine si parlano, però sembrano dei rebus, scusate. Chissà cosa, se quanto si vede il riflesso, forse si mette così, ecco così, si vede meglio. Cioè beh, ho il computer vicino, sì. Sembrano dei rebus perché ci sono un sacco di elementi strani che secondo me leggendo poi dice ah ecco questo è, e poi in altri casi... Ma perché? Comunque, ho anche Oscure Regioni di Musolino, sono contento. Guarda sopra per chissà quando riesco a leggerlo. Poi ecco, qui adesso c'è una, ci sono due self che ho preso in fiera. Allora partiamo con la prima, Laenia Miele. Lei la seguivo già su Instagram e sapevo cosa aveva scritto, ma non ho mai preso nulla di suo. Cioè, da una parte mi sono detto prima o poi lo faccio, poi non avendo tempo non mi sono mai messo troppo a dire ok lo compro ora, perché lo prendo, non so quando lo leggo, e quindi ho cercato un attimo di fermarmi. Poi l'ho incontrata in fiera, mi ha riconosciuto, non mi aspettavo mi conoscesse, anche perché non ho mai parlato dei suoi libri, non abbiamo avuto grandi intenzioni, non mi aspettavo mi conoscesse, abbiamo parlato un po' e tutto, e poi ho detto ok, questo era sabato, domenica io vado a comprare un libro. Soltanto che non è che sono andato a avere il primo, l'ho avvisata dicendo guarda io domani passo a prendere il libro e sarai tu a dirmi quale. Le ho chiesto su quale mi consigliasse di iniziare, mi ha detto Gli incubi di chi non dorme, questo dovrebbe essere il suo primo, se ricordo bene come ha detto, suo primo. E a parte che la copertina è stupenda, lo leggerò sicuro, 2024 lo leggo, Naenia, lo leggo. Se viene a Strani Mondi probabilmente l'avrò già letto, non faccio promesse, è un'idea, però quest'anno lo leggo, anche perché lei e il fidanzato, anche lui scrittore, avevano tutto lo stand di Spirito Libero e stavano vendendo i loro libri, quindi poi probabilmente se la troverete anche dentro lo stand di un'altra casa editrice più avanti. Comunque le potrete incontrare facilmente anche qui a Milano, Laenia Miele, e ho preso il suo libro. Non vedo l'ora di provare, anche perché lei è molto sulle cose crude e pesanti, da quello che ho capito e da come abbiamo parlato, quindi dovrebbe piacermi un casino. Molto particolare, molto interessante, e il fidanzato fa idromele, che cosa che beh, buona e giusta, anche io lo sto facendo, ma non ne parleremo oggi, ne parleremo un giorno se l'idromele funziona, riesce a venirmi. Piccolo aneddoto che alcuni già sapevano. Comunque, Incubi di chi non dorme, libro di Naenia Miele, non vedo l'ora di leggerlo, come non vedo l'ora di leggere il libro di un altro self. Un self di cui ho già parlato di un suo libro per casa editrice, ma lui ha un'intera sezione di vendite solo per le sue pubblicazioni self. Il maestro della bizzarro fiction, l'uomo del caos controllato per farti ridere, colui che riesce a fare cose strane, essere divertente e mai fuori luogo, anche quando fa battute fuori luogo. L'uomo che tutti devono conoscere, l'uomo che prima o poi tutti devono almeno leggere un suo libro, che può essere Game Set T-Rex o Che Babbari verso Salieni, nella nuova edizione. Stupenda, perché è proprio un manualetto, un'agendina sembra, con dentro grafiche interne apposite, notare il kebab con il buco nero, il vortice, e lui poi, oltre a fare la dedica, vi dà il marchio di qualità. Dalla penna di Michele Borgogni, il di suo avevo letto Pezzi di vetro, weird, stupendo, ho fatto il video, e ho anche Terror Supermarket, e adesso ho questo di cui in tanti me ne hanno parlato, e lui è una macchina da guerra di vendite, è un uomo fantastico che vende bene perché sa cos'è la qualità, e soprattutto lui da una piccola idea ti tira fuori un libro che ti fa morire dal ridere, cioè cosa volete di più? Sono risate assicurate con cura e consapevolezza. E in più a marginale è uscito col nuovo libro Il Kebabaro alla termine dell'universo, il seguito. Questo è il stile della vecchia copertina, però per quello nuovo, e anche questo sempre con il suo marchio di qualità,
l'ho preso, ho detto tanto prendo questo, so che mi diverto, prendo anche il seguito. L'hai appena fatto uscire, mi sembrava corretto e l'ho seguito questo istinto. La, no, vi consiglio di passare da entrambi, sì, tutte e tre. Non ho ancora letto quello del fidanzato della Enya, non ho preso nulla, prossima volta probabilmente lo farò. Però passate, andate a vedere anche i self, soprattutto quelli che mostrano di avere consapevolezza in quello che fanno. E c'è gente che dopo averli letti continua a parlare dei loro libri o accenna a loro, perché meritano. Non vedo l'ora di leggere questi libri. Sono tre libri self che ho comprato, ho scelto di leggere, soprattutto perché sono in una fase in cui non faccio più collaborazioni né con case editrici né con self né nulla, perché avevo, cioè, come ho detto, non ho tempo per leggere, tanto vale che mi leggo quello che voglio io. E questi mi sembrano degli ottimi acquisti, delle ottime percorsi da fare. Purtroppo non ho visto tutti i self che c'erano a marginale, anche perché comunque fra le mille cose non sono riuscito a andare ovunque, ma allo stesso tempo ho già speso un po' troppo, non ne parliamo di quanto ho speso, ma mi sto incartando, la stanchezza sta tornando e siamo quasi a un'ora. Però cercate i self, non solo me, ci sono un sacco di altri profili che in genere anche cito o faccio vedere le storie, nel caso i loro post nelle storie su Instagram, che vi consiglio di seguirmi sia qui che su Instagram, perché comunque i due percorsi si parlano ma anche no, quindi magari trovate cose che ho solo su Instagram o su YouTube, dico cose in più che su Instagram non ho detto. Comunque c'è un sacco di gente che parla di libri bene e ne parla tanto e fanno conoscere un sacco di universi, fra cui anche magari i self, fanno conoscere le case editrici, fanno conoscere le origini culturali di certe cose o la storia di certi generi letterari. C'è un sacco di gente che porta quel valore aggiunto necessario per poter conoscere di più la letteratura, e non posso fare a meno di dirvi: andate, esplorate, conoscete, siate anche un po' forse critici nella scelta di chi seguire e chi no. Ricordate comunque che dietro ci sono sempre persone che fanno il loro lavoro e comunque hanno una loro vita e hanno delle loro emozioni, quindi se avete intenzione di andare a cercare queste persone per dire la vostra ritenendovi sto cazzo e non mi importa delle censure, evitate. Però se volete conoscere con una buona dose di volontà di condivisione, pacata, gentile, senza sentirsi chissà chi, cercate un sacco di profili. Ce ne sono un sacco di persone, a marginale è stata la dimostrazione, che amano leggere, parlare di libri e esternare come si sono sentiti, cosa hanno pensato e tutto l'universo che c'è dietro. All'inizio del profilo del canale ho voluto aprire tutto per parlare di libri, per lamentarmi in certi casi di libri. Sì, il canale grazie alla Nube Purpure è nato perché è stato la goccia che ha fatto traboccare il vaso e devo parlarne, non è possibile che venga indossato. Poi ho scoperto tutto un enorme mondo dietro, perché prima di conoscere un sacco di altre realtà, come molti, ero limitato dalle grandi case editrici perché non c'era modo di conoscere veramente tutto o di vedere tutto. Una volta che però ci si è immersi, si incomincia a vedere quanto è profonda l'acqua e come sono le correnti marine. È stata interessante come esperienza, magari un giorno ne parlo meglio. Però diciamo che sapere che c'è un sacco di gente che conosce, comprende o vuole condividere ha cambiato molte cose, per me e per altri anche, e vi consiglio caldamente di andare a cercare. Non vi limitate semplicemente a vedere chi parla, di cosa parla e i numeri che ha, quindi tot persone che sono interessate. Fatevi un vostro pensiero, fatevi una vostra idea, non per forza bisogna condividere non quello che la persona che ha letto il libro pensa, ma non per forza bisogna andare a pensare che la propria opinione sia quella giusta. Questo lo dico soprattutto a un paio di persone che hanno voluto fare dei commenti che potevano evitarsi, perché è l'idea nei miei video che hanno proprio sparato cavolate o era il mio pensiero conta più del tuo perché seguo la massa o non ho la capacità critica necessaria per poter tenere su una conversazione, quindi sai che c'è, ti urlo contro o mi metto a dire che non capisci nulla. Fate pure, a me non frega nulla, vorrei soltanto chiarire che se avete visto il mio video ve la siete cercata. Faccio un video su un libro, se ti aspettavi che dicessi che è bello o esattamente quello che tu volevi, non stai cercando il mio video, non stai cercando il video di nessuno, fammi te i due falli, ok?
questa cosa dovevo tirarla fuori prima o poi, l'ho tirata ora senza fare nomi e cognomi, probabilmente più avanti veneranno fuori i nomi e cognomi, non in questo video, in un altro, forse in più avanti. C'è un video in cui farò vedere un commento che sarà necessario, ma fa niente, non vi dico che video è, non vi dico quando esce, ma ci sarà. Ma tornando a Marginalia, finalmente ho ripreso un po' lo stile, lo stile in cui divago tantissimo senza arrivare a un punto, che bello, ma quanto siete felici di sapere che non sto ancora parlando della nuova pubblicazione, le due nuove pubblicazioni di Yorick che mi hanno adottato perché sono stupendi, un circolo culturale stupendo in cui lo dico qui, non l'avevo ancora detto qui, c'è un mio video inedito sul canale per Yorick, per Cthulhu Invasion, perché faccio il cultista, ho fatto un video che mi hanno chiesto di fare un video in cui pubblicizzo l'ultimo volumetto di Cthulhu Invasion, ma ho voluto farlo da interpretando un cultista. È stato divertente, non è una roba da regia, non siamo a livello di Coppola, ma forse siamo un po' più alla René Ferretti, però non faccio carrellate, ma mi sono divertito a fare dell'editing con effetti speciali, non tutti riusciti benissimo, ma mi sono divertito, e quello è importante, come Yorick si divertono a fare questi lavori, perché il vino che vi ho fatto vedere prima viene da loro, hanno fatto il profumo Odercam e fanno queste raccolte, che sono anche raccolte poi seriose, perché qui abbiamo l'orrenda creatura dei tetti, H.P. Lovecraft, Vernon Shea e altri, che sono raccolte di racconti che ha tutta la tematica, con all'interno anche delle illustrazioni, fumetti, parlano anche dei loro lavori, è tutto quanto sempre la dimostrazione che dietro c'è anche una mente pensante, che non è il sì, provo, faccio, no, non, loro sono appassionati, hanno conoscenze, cultura, andate a vedere il video su Yorick nel caso per farvi un'idea, e fanno delle pubblicazioni con un livello di consapevolezza che è assurdo, perché non è solo il quel nome è lì, molti lo vogliono, allora provo a fare una raccolta di racconti di quello, ma è proprio il con la conoscenza di come è stata la storia qui in Italia per autori esteri, come conoscendo le penne nostrane, tutto è un mettere insieme un sacco di cose, un sacco di elementi per creare sempre qualcosa di nuovo, qualcosa di divertente, qualcosa di bello, come per esempio X-Files Reggiani, che sono tutte quante dei racconti con tematiche diverse dell'Emilia Romagna, allora Reggiana, perché io adesso faccio confusione fra tutte le cose e non vorrei che diventi una cosa tipo Livornesi e Pisani, quindi X-Files Reggiani, e sono raccolte proprio di aneddoti, eventi soprannaturali, tipo quei poveri resti nel bosco, in montagna dolorosa, una dolorosa storia di guerra, che va a raccontare eventi successi, però che sono con un elemento di mistero, e la copertina, vabbè, bellissima, e io le adoro proprio per quanto lavoro fanno, ma soprattutto per quanto si divertono e per quanto ogni tanto fanno lì, fanno il vino, o ti fanno la Weird Night, o ti fanno il profumo, o fanno una raccolta di oggetti, perché il direttore è appassionato di raccogliere un sacco di oggetti con magari particolari o valore storico, ma non enorme, ma piccole cose, e gli dà, e te ne parla, te ne mostra, poi vabbè, hanno la Cthulhu in Fashion con tutti degli oggettini particolari, elaborazioni artistiche fatte per Cthulhu Invasion, c'è un sacco di roba interessante. Seguite Yorick, vedete Yorick, leggete Yorick, non vanno tanti, vanno poche fiere e le pubblicizzano quando ci vanno sul loro profilo Facebook, non Instagram, Facebook, ma è quel tipo di circolo culturale che bisogna conoscere e vivere. Andateci, per favore, andate a seguirli e andate alle fiere e parlate con loro. Cioè, avevano anche il busto di Lovecraft, che ha tutta una componente storica, ora non me la ricordo nell'esattezza e non voglio fare scivoloni. Se andate alla, se chiedete, vi raccontano. L'ottenere questi volumetti, se non andate in fiera, bisogna contattarli direttamente e poi si possono avere. Però non fanno solo i fascicolati come avevo mostrato, ma fanno anche adesso proprio edizioni con tutti i crismi, più diciamo nei canoni di quello che ci si aspetta. Yorick. E per chiudere, ultimo ma mai ultimo,
La Hypnos con il suo nuovo editoriale, l'ultimo uscito, con un sacco di racconti che devono essere affascinanti, perché ci abbiamo Fritz Leiber, Wells, Wise e Matt Breyer, che è il vincitore dell'anno scorso del premio Hypnos, ha un racconto nel suo nuovo editoriale, un sacco di approfondimenti interessanti, racconti, inserti, è sempre un lavoro ben curato, con anche qui un sacco di consapevolezza e conoscenza, e ve lo raccomando tantissimo per i racconti all'interno. E vabbè, proprio fa la collezione degli inserti di la Hypnos, che ci vuoi fa. E poi Bimbus, questo è una raccolta di racconti con ambientazione Sudafrica, fatta da Carl Hans Strobl, e sono tutte quante storie ambientate nel Sudafrica. Possono essere oniriche, disturbanti, horror, sono horror principalmente, doppia colonna, e la copertina fa già capire che si finisce in uno strano, enorme inferno, e mi ha tirato subito. Ecco perché la nuova pubblicazione, adesso fanno anche sta roba qui, di questi un pochino più grandi rispetto ai libri a cui siamo abituati, no? Più sottili, doppia colonna, un po' stile fra rivista e il libro, che non mi dispiace. Certo, magari in libreria sale, ma non è un problema, perché tanto la Hypnos ha la particolarità che ti pubblica un sacco di roba, un sacco di testi, continua a riproporti anche vecchi testi che hanno già fatto, in altri casi non c'è magari il testo ma ritornerà, ma hanno delle collane che in certi casi non ti interessa più che siano collane diverse, perché la Hypnos, scegliete voi come pronunciarlo, così ho contentato tutti i due versanti, ha questa particolarità che quello che pubblica tu vuoi tutto, non ti importa come il formato, come la copertina, così tu vuoi tutto, vuoi leggere tutto, perché è uno dei nostri capisaldi del weird, è il faro a cui noi ci rivolgiamo quando vogliamo capire qualcosa, conoscere autori che sono rimasti nel dimenticatoio oppure nessuno ha mai conosciuto, e allora noi ci giriamo verso il faro della Hypnos. Poi anche verso quello di Alcatraz, ma quello perché è proprio effettivamente un faro il logo, ma tu guardi verso la Hypnos e dici: incantami, fammi conoscere, fammi scoprire, voglio sapere cosa c'è nel weird, voglio sapere quanto turpe può essere il weird, o quanto può essere leggero, quanto mi farà ragionare, quanto posso trovare da voi, perché tutto quello che è weird voi lo passate, perché avete conoscenza, perché sapete e comprendete anche il valore intrinseco. Questa è la Hypnos, e vi consiglio caldamente anche loro di comprare i più libri possibili, tanto ne ho parlato in un po' sul canale, un po' su Instagram, e se non ne ho ancora parlato, probabilmente prima o poi ne parlerò, come parlerò di un sacco di altre case editrici di cui vi ho mostrato i libri, e magari ne conoscerò anche di nuove. Ce ne sono un paio di nuove che adesso dovrò esplorare. Bonus, questo l'ho preso da tutt'altra parte, però dopo quello che è successo nel periodo di dicembre-Natale mi sembrava il caso di mostrarvelo. Ho trovato questo libro qui, Godzilla. Non l'avevo mai trovato, non l'ho mai letto, ma dovrebbe essere la storia del primo film di Godzilla, ma proprio il... Adesso devo controllare un paio di cose, poi Fantascientificast farà tutto quanto un podcast su Godzilla, io vi lascio il link in descrizione del loro profilo, anche loro seguiteli e guardate. Devo un attimo capire se questo è prima o dopo il film, però vi ricordate quando vi ho detto che è difficile riuscire a trovare la storia completa, fatta bene, del primo Godzilla, perché c'erano i tagli americani e si trova solo quello? Ecco, il libro si sistema, col libro si ha tutta la storia originale, com'era veramente, non come l'hanno mutilata gli americani. Quindi anche questo sarà una delle prossime letture probabilmente, poi vi racconterò, farò un video in cui parlo di questo, quindi sarà un addendum a Godzilla, però ne parlo anche perché sta per uscire, no, è già uscito, adesso che esce il video, Godzilla e Kong New Empire, e mi aspetto una trashata enorme, ma proprio una roba senza ritegno. Che da una parte dici, vabbè, sono americani, dall'altra è ma dopo King of the Monster, che può essere non piaciuto o piaciuto, ma comunque aveva quel tipo di citazionismo delicato, fatto bene, così siamo arrivati a una roba che era Pacific Rim, facciamolo simile, ma dimentichiamoci di scrivere almeno la trama, non lo so,
vedremo com'è, ne parlerò del prossimo film, come farò poi probabilmente non subito più avanti ridendo e trasponendo del problema dei tre corpi, perché ho visto che è un video che continua a essere visto, vi interessa e avete continuamente da dire la vostra su il non è così complicato, apprezzo solo la storia, va bene, però ragazzi, cioè, allora è una cosa basata sulla fisica. Io ho voluto sottolineare che in certi casi si perde un po' troppo in quel discorso, per cui potrebbe essere ostico. Adesso non è che vi ho chiesto del ditemi la vostra secondo voi del come va letto il fantascienza, ognuno la legge come gli pare, eh. Potete anche leggere un libro di fantascienza tipo Dune vedendo, dicendo sì però cioè sti vermi che palle, ho capito, ma appunto non sono i vermi, quindi tranne uno, cioè più che i vermi quello che cielo, che cavolo ha fatto, ma lasciamo stare. Quindi questo è tutto, grazie mille per aver visto il video, spero vi sia piaciuto, non è uno dei più lunghi, ma comunque temevo fosse uno dei più lunghi, ma non l'è diventato per fortuna, dovrebbe essere quello sempre un buco, quello alcolico, quello più lungo mi sembra, dovrei ricontrollare i tempi dei video, ma non ora, non è questo è il giorno in cui ho finito questo e mi tocca adesso fare l'editing, ho fatto una carrellata lunga quindi forse me la cavo, abbastanza perché non dovrò stare lì a fare mille tagli, ma vediamo, ma... E questo è tutto, grazie mille per aver visto il video, spero vi sia piaciuto e per favore andate a Marginalia 2025, come andate anche a Strani Mondi, come anche andate a tutte le fiere che vi capita, quelle di genere sono stupende, sono meravigliose, ve le consiglio caldamente. Comunque nella prossima fiera che andrò sicuro è il Salone, mi troverete lì nel weekend, sempre al stand Saga, se non mi licenziano, ma sarò sempre a quello stand e grazie mille a tutti. Ci vediamo per il prossimo video e alla prossima. Ciao.